Ok, allora volevo farvi vedere un po' per sdrammatizzare quali sono un po' gli atteggiamenti dei cristiani nel periodo del coronavirus. Vi va? Vediamo un po' di immagini. Ale, aiutami. Il catastrofista che dice non provare a stringermi la mano. Beh, qua non si può, infatti, questo era forse vecchia. Sto virus sarà peggio della peste del 600 e dell'influenza spagnola messe insieme. Poi, chi abbiamo? Il fabbricante di meme e slogan pseudo spirituali. Noi abbiamo il Corona Jesus, una fede virale, cristianesimo contagioso. Scrivi amen, versetti biblici fuori contesto a raffica. Yeah! Un altro? Il cospirazionista che raccoglie tutte le bufale e le compone in un grande mosaico inquietante. È ovvio che si tratta di un mega esperimento globale di certi laboratori segreti per testare non so che cosa. Come cristiani possiamo essere così ingenui? Lo sai che i poteri forti mentono sempre. Poi il minimizzatore a tutti i costi. E poi, dai, che cos'è? Una cosetta da poco, do colpi di tosse e passa la paura, scialla proprio, eh? Al massimo si sta a casa a farsi il culto, il gospel in streaming e maratona di Netflix. Ce n'è un altro? L'apocalittico, se sommi le lettere di Ezechiele e le dividi per 12, troverai che Dio ci aveva già detto di questo. Mio cugino, a parte il cugino con due G, profeta, aveva detto che ruotando di 38,5 le pagine di Apocalisse scoprirai che... E cercano tutti i versetti biblici. Sono finiti? Sì. Ok, quindi vi ritrovate in alcune di queste... No, ma che, ma figurati. Oppure c'è quello che va assolutamente nel panico. La verità è che una cosa che ci accomuna tutti è che a volte magari non sappiamo bene come comportarci come cristiani in questa situazione, no? Diciamo, ma che tipo di atteggiamento dobbiamo avere? Ma che tipo di comportamento dobbiamo avere? Come dobbiamo parlare? In che modo dobbiamo pregare? E io... Appena ho saputo di dover predicare, Dio mi ha dato un verso che è quello che ci porterà, viaggerà con noi nel corso di tutta la predica. Lo analizzeremo insieme perché credo che proprio Dio oggi voglia darci alcuni punti, alcuni spunti su come noi, come cristiani, come figli di Dio, possiamo vivere questo tempo che la nostra nazione, il nostro mondo sta vivendo. Vi va? Ok, Prima Cronache, capitolo 28, versetto 8. Potete prenderlo? E dice così. Prima ve lo leggo tutto e poi, come vi ho detto, inizieremo ad analizzarlo per capire che cosa Dio ci vuole dire. Qui siamo in presenza del popolo di Israele nel momento in cui bisognava costruire la casa di Dio, il santuario di Dio. Sapete che Dio non permette a Davide di costruire la sua casa perché la sua vita era troppo sporca di sangue e dà questo onore a Salomone, suo figlio, per poter costruirla. Quindi qui troviamo Davide che parla sia al popolo di Israele che a Salomone, dando delle direttive su come costruire questa casa. Ok? E dice così. Ora, in presenza di tutto Israele, dell'Assemblea del Signore e davanti al nostro Dio che ci ascolta, io vi esorto ad osservare e a prendere a cuore tutti i comandamenti del Signore vostro Dio, affinché possiate rimanere in possesso di questo buon paese e lasciarlo in eredità ai vostri figli dopo di voi per sempre. E tu, Salomone, figlio mio, riconosci il Dio di tuo padre e servilo con un cuore integro e con animo volenteroso, poiché il Signore scruta tutti i cuori e penetra tutti i disegni e tutti i pensieri. Aia. Se tu lo cerchi, egli si lascerà trovare da te, ma se lo abbandoni, egli ti respingerà per sempre. Considera che ora il Signore ha scelto te per costruire una casa che serva da santuario. Sii forte e mettiti all'opera. Ok, come vi dicevo, troviamo Davide che dà alcune indicazioni. Cerchiamo di analizzarle e di capire quali sono queste indicazioni che sta dando. La prima in assoluto dice: io vi esorto, popolo di Dio, a osservare e a prendere a cuore che cosa?
Guardate che non siete a casa, siete qua. Io vi vedo. Di prendere a cuore tutti i comandamenti che il Signore vi ha dato, giusto? No, del Signore vostro Dio, mi sono inventata la parte finale. Di prendere a cuore tutti i comandamenti. Punto 1, prima direttiva, prima direzione, prima indicazione che Dio vuole darci. Prendi a cuore tutti i comandamenti che io ti do. Qual è il comandamento che Dio ci dà in situazioni di crisi, in situazioni di caos, in situazioni di disordine, in situazioni di tempeste? Qual è l'indicazione che Lui ci dà? Come si comportava Gesù quando c'era caos? Dormiva, vero? Lo troviamo sulla barca che dormiva. Qual è l'indicazione che Dio, che Gesù dà al suo popolo in un momento di crisi, in un momento di tempesta? Non preoccuparti, non preoccuparti. Matteo dice, Matteo capitolo 6 versetto 25 dice, perciò vi dico non siate in ansia per la vostra vita, di cosa mangerete o di cosa berrete, né per il vostro corpo né di cosa vi vestirete, non è la vita più del nutrimento, il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre, non valete voi molto più di loro? E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E qui racchiude tutta la prima indicazione che Dio ci dà. Non preoccuparti. Voi pensate che Lui stia parlando in questo momento a gente che aveva tutto risolto, che aveva una casa, che aveva del cibo, che aveva vestiti? No, stava parlando a gente che faceva fatica, stava parlando a gente che magari non ci riusciva, che magari davvero non aveva da mangiare. Ma Gesù in questo verso dice... Non preoccupatevi di niente, perché io ho cura di voi. Non preoccupatevi di cosa mangerete, di cosa farete, perché io ho cura della vostra vita. Quindi primo principio, Dio, io voglio fidarmi di te, non devo preoccuparmi di niente, perché la mia vita è nelle tue mani. È molto importante. Quante volte abbiamo letto questo verso? Quante volte abbiamo letto e riletto questo verso e ce l'hanno detto, non bisogna preoccuparsi, cosa sarà mai? Invece ora è proprio un comandamento che noi dobbiamo prendere a cuore e mettercelo dentro di noi, imprimerlo dentro il nostro cuore. Non devo preoccuparmi perché il mio Dio ha cura di me. Non devo preoccuparmi né di cosa vestirò, di cosa succederà alla mia vita, né di malattie, né di niente, perché il mio Dio ha cura della mia vita. Amen? Amen. Poi va avanti e dice, e tu, versetto 9 dice, e tu Salomone, figlio mio, cosa gli dice? Non c'è più. Le vostre Bibbie non le avevate prese? Ce l'abbiamo, Ale? No, ok. Dice così, e tu Salomone, figlio mio, riconosci il Dio di tuo padre. Cosa significa? Riconosci il Dio di tuo padre. E qui andiamo a vedere la seconda indicazione che Dio ci dà. Riconosci chi è il tuo Dio. Ricordati chi è il tuo Dio. Guarda in faccia chi è il tuo Dio. Ricordati quello che Lui ha già fatto per te e quello che Lui è. Perché lì tu troverai la certezza per poter essere quel figlio che non si preoccupa. Quando tu comprendi chi Lui è, allora tu trovi pace. Amen? Quando tu capisci che Lui è un Dio potente, quando tu capisci che Lui è un Dio che si prende cura della tua vita, allora tu riposi. Allora tu fai un passo indietro e dici, ok, mi fido. Amen? Ma bisogna riconoscere. Vorrei leggere con voi il Salmo 91, che è meraviglioso, e vi chiedo di rileggerlo durante la settimana, perché è bellissimo e ci ricorda e ci spinge proprio a riconoscere quel Dio che è dalla nostra parte. E dice così: chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido.
Certo, egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste micidiale. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che perversa in pieno mezzogiorno. 1000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Basta che tu guardi e con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi, poiché tu hai detto: «Oh Signore, tu sei il mio rifugio e hai fatto dell'altezza il tuo riparo. Nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda, poiché egli comanderà i suoi angeli di proteggerti in tutte le sue vie. Essi ti porteranno sulla palma della mano, perché il tuo piede non inciampi in nessuna pietra. Tu camminerai sul leone e sulla vipera, schiaccerai il leoncello e il serpente, poiché egli ha posto in me il suo affetto. Io lo salverò, lo proteggerò, perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò, sarò con lui nei momenti difficili. Lo libererò e lo glorificherò, lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza». Questo è il Dio che io servo, questo è il Dio che noi serviamo come popolo di Dio, ed è importantissimo che ci fermiamo e rimaniamo fermi nella sua parola in questo tempo storico, nel riconoscere che quel Dio è potente, l'Altissimo, nel quale noi come suoi figli possiamo trovare riposo, possiamo trovare guarigione, possiamo trovare liberazione. Dobbiamo basarci su quel Dio meraviglioso e dire: wow, è questo il Dio che io servo, è questo il Dio che io servo, è questa la persona per cui io faccio tutto quello che sto facendo, ed è il motivo per cui adesso io non devo preoccuparmi, perché il mio Dio ha cura della mia vita. Amen. Anche il Salmo 100, versetto 3 dice: «Riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi, siamo il Suo popolo, il gregge di cui Lui ha cura». Amen. Il gregge di cui Lui ha cura. Quindi di che cosa dobbiamo aver paura? È ovvio, questo non significa: ma sì, siamo il gregge del Signore, Lui ha cura di noi, allora baciamoci, facciamo questo, facciamo quell'altro, anche come dicevano i past. È ovvio che in questa situazione dobbiamo essere saggi. Saggi, quindi vi chiedo anche di essere saggi, di seguire tutte le indicazioni dell'ordinanza, tutto quello che succede, perché è importante continuare ad essere saggi. Sapete, avete presente quando parla dell'armatura del cristiano? È un soldato che esce con l'armatura, non sta uscendo senza niente, non sta uscendo scoperto, esce con l'armatura. Ed è molto importante che noi possiamo essere attenti e possiamo essere vigili su tutto quello che ci viene chiesto, essendo saggi, ma dentro il nostro cuore, con la certezza di chi abbiamo al nostro fianco. Amen? Sempre questo. Poi andiamo avanti, quindi dice: «Tu Salomone, figlio mio, riconosci il Dio di tuo padre e servilo con un cuore integro e con animo volenteroso». Quindi abbiamo detto, primo punto, osserva tutti i comandamenti, non preoccuparti di quello che succederà, perché Dio ha cura della tua vita. Secondo punto, riconosci chi è Dio, perché solo così riuscirai a fidarti di quel Dio che si prende cura di te. Terzo punto, servilo con un cuore integro e un animo volenteroso. Cosa significa questo? Sapete, in questo periodo che stanno arruolando una marea di infermieri, perché c'è bisogno di un sacco di infermieri, perché gli ospedali hanno bisogno di infermieri, addirittura leggevo un articolo che vogliono accelerare le... Deborah dice: «Sì, c'è lavoro!» Vogliono accelerare le lauree degli infermieri, di chi si sta per laureare, proprio perché c'è bisogno, c'è tanto bisogno. E mentre io, la prima cosa che io ho ricevuto mentre mi sono messa in preghiera dicendo: «Dio, che cosa vuoi dirci? Cosa vuoi dire alla tua chiesa in questo tempo?» Dio mi ha portato subito questo alla mente e mi ha detto: «Io in questo tempo sto arruolando la mia gente, esattamente come c'è emergenza nel piano carnale, nel piano naturale di cercare infermieri, di riempire, io sto arruolando i miei, io sto cercando intercessori, sto arruolando incoraggiatori, sto arruolando persone che possano portare la nuova novella, che possano essere un vento fresco, buono in questo tempo in cui c'è un
un terreno fertile per tutto questo, amen. C'è un terreno fertile per poter portare una buona notizia, una buona notizia. E proprio con l'emergenza, la fretta che c'è di poter portare infermieri che possano guarire a livello fisico, quanto è importante che io e te, come figli di Dio, possiamo rispondere a quella chiamata di essere degli incoraggiatori, di essere degli intercessori in questo tempo, di essere portatori di buone novelle, di essere quelle persone che calmano le acque, che calmano le acque, perché in virtù di quel Dio che noi serviamo. Io so che Dio ha il controllo della situazione, io so che Dio ha il controllo della situazione e che mi sta chiamando, che sta chiamando me, che sta chiamando te a metterci in ginocchio, a dire: Dio, salva questa terra, salva questa terra, salva questa terra. E se fosse che proprio Dio sta usando tutta questa strategia perché io e te possiamo tornare ad un atteggiamento di digiuno e di preghiera, di digiuno e di preghiera, di allenamento, di training per quello che arriverà dopo, di abituarci a dire: wow, pieghiamo le ginocchia subito, veloce, dobbiamo attivarci per poter pregare di più, digiunare di più, per chiamare il cielo sulla terra in situazioni di queste, di come queste. Amen? Dio sta chiamando i suoi con un animo volenteroso, volenteroso, perché poi dice una frase che ci ammazza tutti, che dice: perché il Signore scruta tutti i cuori e penetra tutti i disegni e tutti i pensieri. Cioè, proprio una roba più cruda non c'era. Lui scruta tutti i cuori e penetra tutti i disegni, che possa trovare nel nostro cuore la motivazione in questo tempo di essere figli di quel Dio altissimo, di essere figli che hanno fiducia in quel Dio sovrannaturale che in un modo o nell'altro farà la differenza. Amen? Amen. Che trovi questo nel nostro cuore. E poi va avanti e dice: se tu lo cerchi, egli si lascerà trovare da te, ma se lo abbandoni, egli ti respingerà per sempre. E il quarto punto è questo: se tu lo cerchi, lui si lascerà trovare. Sapete cosa mi diceva Dio? Io in questo tempo, se tu stai vivendo una relazione con me, 50-50, 90%, sfrutta questo tempo per darmi il 100%, velocemente sistema la tua relazione con Dio, torna a me con tutto il cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, con tutto quello che tu hai, torna a digiunare, torna a pregare, torna a piegare le tue ginocchia, torna ad avere quell'urgenza nel cuore, nel chiamare Dio. Amen. Io sentivo proprio questo, che dentro il cuore di Dio c'era urgenza nel dire: c'è qualcosa? C'è qualcosa nel tuo cuore, c'è qualcosa nella tua vita che non è andato finora, forse nella tua vita non c'è quell'atteggiamento di preghiera, di devozione. Sfrutta adesso, velocemente, perché Dio sta chiamando il suo esercito a dire: ok, devo sistemare il mio rapporto con Dio, devo sistemare la mia intimità, devo sistemare il tempo che io passo alla sua presenza, velocemente. Voglio sistemare la mia relazione con Dio per poter in questo momento dargli tutto il mio cuore ed essere figlio. Amen. Io credo che questo è molto importante, che lui stia chiamando gente che possa allinearsi al suo cuore e intercedere. Sapete cosa significa intercedere? Mettersi lì in prima linea, in prima linea, in prima linea per gli altri. Amen? Pregando, pregando, perché è qui che lui deve trovare quel pop. Qua se continuo a tossire, se ne vanno tutti. È che non stavo bevendo. Buttiamo. No, scherzo. Cosa stavo dicendo? Mi sono distratta, siete cattivi. Grazie. Intercede, intercede in prima linea. Amen. Ultimo punto: se tu lo cerchi, egli si lascerà trovare da te, ma se lo abbandoni, egli ti respingerà per sempre. Dice: considera che ora il Signore ha scelto te per costruire una casa che serva da santuario. Sii forte e mettiti all'opera. Questo è il titolo del messaggio. Sii forte e mettiti all'opera. Sii forte e mettiti all'opera. Cosa succede? Stavo leggendo un verso, un salmo, il salmo 112, versetto 5, non lo proiettare, Ale, per favore, che mi piace un sacco perché ho iniziato a leggerlo
e dice così, oggi va così, dice: felice l'uomo, bla 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 bla, dice che è felice un uomo che ha un qualcosa, che vi dico dopo, e dice che è felice perché? Perché questo uomo non teme le cattive notizie, il suo cuore è saldo, significa che non viene sbandato a destra e a sinistra, fiducioso nel Signore, il suo cuore è tenace, privo di paura e alla fine vedrà sui suoi nemici quanto desidera. Prestate attenzione, in questo tempo è proprio le caratteristiche che tutti noi vorremmo avere. Non temiamo cattive notizie, a chi piacerebbe non temere le cattive notizie? Amen. Chi piacerebbe avere un cuore saldo che non viene smosso da nessuna notizia, da nessuna situazione, da nessuna circostanza? Amen. Un cuore che possa essere fiducioso in Dio comunque, dovunque, qualsiasi cosa succeda? Un cuore tenace, con coraggio, che possa mettersi a disposizione per qualsiasi cosa, privo di paura, che non abbia paura di niente, di quello che succederà, perché confida in Dio? E alla fine dice: vedrà sui suoi nemici quanto desidera. Sapete qual è la condizione perché questo principio possa avvenire? Dice: felice l'uomo che ha compassione, dà in prestito e amministra i suoi affari con giustizia. Dio mi ha proprio bloccata qua. Felice l'uomo che ha compassione. Sapete cosa significa? Compassione significa soffrire con. Se tu vuoi avere quel cuore che non teme cattive notizie, che è saldo, che fiducia in Dio, che è un cuore tenace, che non ha paura e che puoi vedere sui tuoi nemici tutto quello che desideri, devi avere compassione. Vi ricordate il concetto di intercessione? Mettersi sulla breccia, compassione, soffrire con. In questa circostanza Dio sta cercando gente che si allinea al suo cuore e il suo cuore soffre per la sua terra, per le persone che ci sono qui, per le creature che lui ha creato e che sono qui. Lui sta soffrendo per questo. Se tu vuoi avere un cuore che possa essere allineato al suo, che il nostro cuore possa essere pieno di compassione, compassione, perché sarà quella compassione, sarà quando noi capiremo l'amore che Dio ha per la gente, che Dio ha per questo mondo, che noi riusciremo a vivere una vita fiduciosa, una vita salda in Lui, una vita sottomessa alla sua presenza, una vita che non ha paura, che non teme niente. Amen? Wow! Compassione. Una persona che dà, che si dà per gli altri, che ha compassione per gli altri. Mentre pensavo a questo, pensavo anche, avete presente quando succede un incidente o c'è una persona che non sta, che vedete che non sta bene e voi passate per strada o in macchina e non vi fermate, cosa succede? Se voi passate, vedete qualcuno che sta male o un incidente, ve ne andate? Si chiama omissione di soccorso, è proprio un reato, giusto? Quindi noi siamo obbligati, se riusciamo ad agire in qualche modo, se siamo capaci di farlo, ma oppure di chiamare chi è competente. Amen? Lo sapevate questo? Sì. Altrimenti è reato di omissione. E Dio mi parlava di questo. Sapete, quando chi è chiamato a fermarsi quando vede qualcosa che non sta funzionando? Solo i medici? Solo i dottori? Solo chi ha una laurea in infermeristica o in medicina? Non siete a casa, siete qui, io vi vedo. Chi è fermato a chiamarsi? A fermarsi? I medici? Tutti. Ogni cittadino è tenuto a fermarsi e a prestare soccorso o a chiamare i soccorsi, giusto? Questa è legge italiana, ok? E Dio mi faceva riflettere su questo, che Dio non possa trovarci in questa situazione che io e te stiamo omettendo soccorso verso il mondo. Perché non sta chiamando i dottori, non sta chiamando i pastori, non sta chiamando gli evangelisti a mettersi a pregare, a mettersi in ginocchio, non chiama i grandi medici che dici: ah, devi fare questo, devi fare quell'altro. Anche, ovviamente, ma sta chiamando chiunque, chiunque che lo cerca, che lo ama, che comprende il cuore di Dio per questa situazione, a fermarsi
e a intercedere e a dire: Dio, io chiamo la tua risposta, io chiamo la tua guarigione, io chiamo la tua mano su questa situazione. Amen. Che io e te non possiamo trovarci in questa situazione di omissione di soccorso, ma che possiamo essere pronti a offrire soccorso. Amen. E proprio in questa circostanza che noi dobbiamo tenere a mente questo, in Prima Cronache 28:20 dice: sii forte e fatti coraggio, non ti sgomentare, perché il Signore Dio, il mio Dio, sarà con te, egli non ti lascerà, non ti abbandonerà fino a quando tutta l'opera del servizio della sua casa, della casa del Signore, sia compiuta. Amen. Questo è quello che Dio ha messo nel mio cuore, di allinearci al suo, di allinearci al suo grido, di allinearci alla sua sofferenza, di allinearci al suo cuore per poter intercedere per altri, per poter avere quella compassione di calmare le acque, non di essere quelli che incentivano o fanno crescere più paura, ma che vanno lì amando, sostenendo, appoggiando, pregando. Amen. Che in questo tempo, se magari tu non hai un'abitudine, non hai avuto fino a questo momento l'abitudine di pregare per la tua nazione, la nazione dove tu mangi, la nazione dove tu vivi, che ora possa essere il momento in cui io e te possiamo prendere questa sana abitudine di poter pregare per la nostra nazione, allenandoci ogni giorno a pregare che le cose possano cambiare, a pregare che Lui possa cambiare le circostanze. Amen. Io voglio proprio spingervi a fare questo. Questa settimana il pastore Rosalind incoraggiava a fare un digiuno. Un digiuno in che senso? Un digiuno di scegliere di non mangiare assolutamente niente, di non bere neanche acqua, se prima non hai pregato per te, per la tua casa e per la tua nazione. Wow, io voglio prendere questa sfida di dire: io non voglio mangiare niente, niente, poi dopo puoi mangiare. Se prima come priorità, dal momento in cui ti sei svegliato, ti sei alzato, non hai pregato per te, per la tua casa e per la tua nazione, e allora poi parti. Vi piace? Può essere quella sfida di dire: ok, alleniamoci, vogliamo essere quel popolo che conosce Dio, quel popolo che conosce la sua presenza, che conosce il suo cuore, e ci mettiamo lì in preghiera, sulla breccia, pregando per la nazione che Dio ci ha dato. Amen? Vi chiedo di alzarvi, inizieremo a fare questo insieme, con forza, con autorità. Grazie. Con forza, con autorità, chiamando la sua risposta in questo tempo di crisi. Amen? Siete pronti? Siete pronti? Sì. Anche tu da casa, blocca tutto, alza la musica e prega insieme a noi. Prega insieme a noi. Per questa nazione, per questo tempo, per questo virus che sta portando una psicosi generale, una paura generale. Noi non vogliamo essere quel popolo che omette soccorso. Noi vogliamo essere quel popolo che conosce Dio, e dice: wow, siccome io ti conosco, io come tuo figlio voglio mettermi lì a pregare, a intercedere, a chiamare il cielo sulla mia nazione, sui politici, pregando per i medici, pregando per gli infermieri, pregando per gli ospedali, pregando per ogni città. Fatti lì il tuo elenco, anche a casa, di ogni città delle zone rosse, di ogni medico, pregando, wow, magari che un medico cristiano possa trovare proprio l'antidoto di questo virus. Pregando, mettendoci lì nella breccia, che possa essere un'occasione non di caduta, non di frustrazione, ma che possa essere l'occasione in cui la sua Chiesa può risvegliarsi, può risvegliarsi. Molti sono a casa, non stanno potendo andare a lavorare,
i ragazzi non vanno a scuola, sfrutta questo tempo a casa per il tuo risveglio personale, per il tuo risveglio personale, per poter chiamare il cielo nella tua camera, nella tua camera, nella tua stanza, per poter chiamare la sua presenza come non mai, come nella vita dei riformatori. Sapete, i risvegli nascono da digiuno e preghiera, da digiuno e preghiera. Non c'è un'altra strategia, non c'è un altro modo, non c'è un altro modo, non c'è una scorciatoia. Digiuno e preghiera, digiuno e preghiera.